volevo fare un attimo un video, ovviamente sul caso del giorno, che ormai terrà banco di qui alla sua naturale conclusione, che può essere di due tipi, ovvero Ronaldo Juve. Secondo me in realtà è un'operazione che la Juve non concluderà, e vi spiego perché. Semplicemente è stato un assist che la Juve sta offrendo all'entourage di Ronaldo, perché nell'occasione in cui, nella circostanza in cui George Mendes è andato a Torino per concludere il contratto di Cancelo, il terzino destro ex Inter che si è trasferito per 40 milioni alla Juventus, ha chiesto alla Juve di fargli da sponda per poter concludere le negoziazioni del rinnovo di Cristiano Ronaldo. Come sapete, Cristiano Ronaldo già guadagna 23 milioni di euro netti a stagione, non è il giocatore più pagato del mondo, quindi vorrebbe come ultimo contratto, presumibilmente, o penultimo, che dir si voglia, in un grande club. Secondo me è l'ultimo, perché farà un quinquennale e a 33 anni probabilmente non ci saranno contratti a rialzo per lui, se non altro in Europa. Quindi vorrebbe concludere attestando, se non altro, il record di giocatore più ricco del mondo. Peraltro c'è stata pure una vicissitudine di carattere fiscale che lo ha costretto a patteggiare per, mi sembra, 8 milioni di euro da versare al fisco, dopo una richiesta iniziale che era molto più alta. Quindi, per quanto Cristiano Ronaldo non abbia di questioni economiche, perché ritengo che, mi ricordo di aver letto, insomma, che comunque sia l'azienda Ronaldo fattura una cosa come 100-120 milioni di euro l'anno, quindi voglio dire, non ne fa una questione economica, diciamo, per necessità, però in questo momento di negoziazione gli fa molto comodo magari poter sottoporre una proposta, un qualcosa di concreto, alla società con cui deve trattare il rinnovo. Quindi secondo me la questione di Ronaldo non è una questione destinata a risolversi con la Juve. La Juve piuttosto sta cercando una chiave diversa, secondo me ha una politica diversa. Adesso ha preso un 94 come Cancelo, ha preso un 97 come Betancourt lo scorso anno, ha preso un altro 94 di grande prospettiva investendo come Emre Can, ha preso Caldara che è un 96 di grandissime qualità, ha preso un 95, scusate, di grandissime qualità a Spinazzola dentro, quindi ha fatto un'iniezione di gioventù. Sarebbe antitetica adesso comprando un giocatore di 33 anni che si porta dietro un costo generale enorme. È vero che con Cristiano Ronaldo rischi di poter rientrare di certi costi attraverso altre politiche, che sono quella del merchandising, delle sponsorizzazioni e dell'immagine, della grandezza di un club che comunque ormai è arrivato a quei livelli. Ormai la Juventus è un'azienda che può ambire a quei 500 milioni di fatturato, che sono, diciamo, il limite per i quali, insomma, si gioca in un altro pianeta. Ci sta, i 500 milioni è quella ley line dove si trovano Bayern Monaco, dove si trova il Real Madrid, il Barcellona, dove si trova il Manchester City, insomma tutta questa massa di squadre piccola, diciamo questa nicchia di squadre che fa un altro sport. Quindi la Juve in realtà ha i mezzi economici per fare una cosa del genere, ma non ha la mentalità. Ha una mentalità, secondo me, più giusta, più aziendalista, che la porta a fare discorsi diversi. Casomai sarebbe più interessata, secondo me, la Juve a fare un discorso magari possibilista per un Milinkovic-Savic, che può anche pagare 100 milioni, ma che gliene potrebbe garantire 150, garantendogli anche una durata di 5-6 anni in organico, e secondo me farà un discorso del genere. Questi sono rumors di mercato, sono anche dei mezzi mediatici con i quali le squadre cercano di avere molto risalto, ma secondo me, insomma, vi ripeto, l'affare Cristiano Ronaldo Juve è destinato a non concludersi, perché è figlio invece di tattiche diverse, di impostazioni diverse, e è una querelle mediatica che ha come obiettivo quello di far rinnovare il contratto a Ronaldo con il Real Madrid, che rimane comunque la squadra più forte del mondo.